Buongiorno, benvenuti a questa puntata. Oggi iniziamo con le due ruote. Vi portiamo a Milano, dove si è svolto l'EICMA, il salone internazionale della moto più importante al mondo. Numerosissimi gli eventi, gli ospiti internazionali, tantissime le novità, Giappone ed Europa sempre protagoniste, e poi anche la tecnologia che avanza. Certamente la guida autonoma o elettrica non è così avanti come sul mondo del quattro ruote, ma anche qui la tecnica è molto in primo piano. Allora, noi ci colleghiamo con Roberto Ungaro, che è proprio a Milano e che ci racconta tutte le novità. Evoluzione sì, rivoluzione no. È il salone delle conferme. Le maxi enduro volano gonfie vele, le nude piacciono sempre, le classiche affascinano, sportive non pervenute, Ducati a parte. L'elettrico avanza, ma a piccoli passi. Il futuro potrebbe essere a tre ruote, dice Yamaha. Oltre 200 interventi per la nuova Triumph Tiger 800, che interessano motore e ciclistica. Strumento TFT ad alta definizione, nuovo silenziatore più leggero, guida in fuoristrada migliorata e altro ancora. Il segmento enduro ha sempre più consenso e le case investono. Dopo 10 anni di onorata carriera, cambia completamente la F800 GS, che ora cresce a 850. Nuovo motore, nuovo telaio, più elettronica e più potenza, estetica sempre più simile alla mamma di tutte le enduro stradali, ovvero la sorella maggiore GS1200. Muscoli squadrati in corpo piccolo. BMW completa la sua gamma scooter con questo C400X, una taglia media ma dotata di strumentazione TFT e controllo di trazione. Tra pochi minuti uno dei due si giocherà al mondiale e noi incrociamo le dita per Dovizioso, ma Ducati la svolta epocale l'ha già fatta. Da 2 a 4 cilindri è Panigale V4, una moto da corsa con targhe fanali. C'è molto della MotoGP in lei, a partire dalle stesse misure di alesaggio e corsa e dallo stesso albero controrotante. Ha un ABS inedito ed è un debutto mondiale che lascia libera la derapata in ingresso curva, ma anche la cambiata assistita che varia a seconda dell'inclinazione della moto. Potenza e peso record, 226 cavalli per 164 kg. Gioielleria da corsa da ammirare come un'opera d'arte. Togliere le carene per credere. Scrambler non è un modello, è un marchio a sé di Ducati. Una famiglia allargata che ora aumenta anche di cilindrata. Ecco la 1100, più coppia, scarichi alti e misure più importanti. Ora è decisamente più moto. Le nude vanno di moda e se costano poco ancora meglio. Suzuki risolve così, con la SV650X. Piccolo cupolino, fianchi stretti e manubri bassi. Si chiamano Cafe Racer. Operazione nostalgia in Kawasaki, dal mito degli anni 70 a oggi. Ecco Z900 RS, linea classica innestata su ciclistica moderna. 4 cilindri di sostanza, seduta umana, forme del passato che piacciono sempre di più. C'è anche una versione con cupolino e colore verde bandiera del marchio. Finora tre ruote le abbiamo viste per gli scooter o strani oggetti, ma Yamaha ci dice che potrebbero essere anche per la moto. Motore 3 cilindri della MT-09, 2 ruote anteriori da 15 e una posteriore. Sguardo animal futurista, curiosità nel guidarla moltissima. Sarà così il futuro? Yamaha Tenere 700 Warride, da concept dell'anno scorso a prototipo attuale, e sarà così al 90%. Una buona notizia per i fuoristradisti, perché di solito l'aggressività si stempera quando un progetto raggiunge l'omologazione. Tracer 900 ha avuto molto successo, Yamaha la rinnova e affianca una versione GT molto completa per il turismo. Oggi le moto stradali sono così. 100 km di autonomia che possono raddoppiare nel caso della versione X dotata di generatore, 4 ore per ricaricarla nella presa di casa o nelle colonnette pubbliche, nella speranza che crescano numerose. Questo scooter non è solo elettrico, è una Vespa, tutto il resto è scritto nel suo nome. Il fuoristrada ritorna sia perché evoca avventura, sia perché è di moda. Concept V85 è l'interpretazione di Moto Guzzi di questo sentimento. Una moto che proietta il marchio nell'anniversario del centenario, che avverrà nel 2021. Stesso schema di motore, ovviamente, la sua firma, ma riprogettato e porta la potenza a 80 cavalli. Sembra uguale, ma è la versione Adventure Sport dell'amatissima Honda Africa Twin. Serbatoio più grosso, maggiore escursione, posizione di guida rialzata come esige il fuoristrada, protezioni più estese. L'aspettavano in molti, eccoli accontentati. Come sarà la moto nuda? Eccola, ce lo dice Honda. Né retro, né ipersportiva, né mazinga, ma neanche seriosa. Ha la contemporaneità di CB1000R.
Quattro cilindri, corpo snello e muscoloso, design del nostro tempo e italiano. Dopo il prototipo dell'anno scorso, ora definitivo in versione stradale, ecco la KTM 790 Adventure, nuovissimo motore bicilindrico fronte marcia, un debutto per il marchio austriaco, che colma la terra di mezzo tra le enduro specialistiche e le maxi. È già infangata, KTM comunica così, ready to race, pronta a correre. L'elettrico, pur se a piccoli passi, avanza e contamina anche il mondo old school. Ecco energica Eva SS9, look del passato e cuore moderno. Meno di 20 minuti per caricarla all'85% e autonomia totale di 200 km. Husqvarna continua a stupire per design. Questa è Svarpilen, un monocilindrico che parla con la ricerca delle sue forme. È un concept, stupisce, ed è un focus per capire se la direzione è quella giusta. Ai saloni è sempre più così. Piccole ma non troppo, ormai le city car non sono più così minime, hanno dimensioni che permettono di fare anche viaggi più importanti. E parliamo della Seat Ibiza, che ha 30 anni di carriera alle spalle, ma questo modello è stato completamente modificato. Nasce sulla piattaforma MQB del gruppo Volkswagen, un assetto sportivo, linee più aggressive e all'interno tanta tecnologia. Vediamo. Un colpo di spugna tecnologico, motoristico e stilistico, è così che l'ultima Seat Ibiza è arrivata sulle scene, rilanciando il suo ruolo di ambasciatrice per eccellenza, visti 30 anni di storia e del marchio di Martorell. Si parte dalle superfici che accentuano l'aspetto sportivo grazie anche a spigoli e passaruota bombati. La calandra è importante, divisa in due con la parte inferiore che è tutt'uno con i fendinebbia. Dietro un piccolo spoiler risaltano cerchi elaborati con al centro il logo della casa spagnola. Il lavoro sulla qualità della Ibiza si nota già a prima vista e la sensazione di compattezza è avvallata da misure 4 metri e 5 cm di lunghezza, 1,78 di larghezza e 1 mm più bassa. Questa generazione dell'Ibiza è cambiata molto perché è diventata una vettura un po' più sportiva, diciamo, soprattutto nella parte frontale dove ci sono i fari che sono incastonati nella carrozzeria, c'è questa griglia più ampia e anche la parte laterale con la linea di cintura che è molto alta, ma soprattutto è diventata più grande all'interno grazie al fatto che si è proprio allargata quasi di 9 cm. In generale questo ha regalato più spazio all'interno, permettendo di avere sedili più confortevoli anche per i passeggeri che siedono dietro. Certo non è una vettura da grandi viaggi, pur essendo ricca già di serie di dotazioni come il cruise control adattivo, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori di ultima generazione e una nuova retrocamera. C'è la possibilità poi di configurare la vettura con tre modalità preimpostate, Eco, Normal e Sport, più un'ulteriore impostazione individuale che permette al conducente di scegliere, in base alle sue preferenze, la modalità di risposta del motore, dello sterzo e delle sospensioni. Nella funzione Eco Trainer ci si può anche allenare con i suggerimenti del monitor, a risparmiare carburante con cambio marce in anticipo o sfruttando la spinta del motore. La gamma di motori benzina e diesel comprende propulsori a tre cilindri in alluminio, 1000 da 65, 75 o 95 cavalli o 115 cavalli con turbocompressore intercooler e iniezione diretta. Ci sarà anche una versione a metano. Successivamente un propulsore 1005 con 4 cilindri e una potenza di 150 cavalli e un diesel 1006. A disposizione ci sono poi cambi manuali e automatici a 5, 6 e 7 marce. Rivale della Seat è certo il segmento molto competitivo, la Ford Fiesta, anche lei completamente nuova. Allora scopriamo tutte le caratteristiche con Matteo Morichini. Con 17 milioni di unità vendute in 41 anni, la Fiesta è un modello di fondamentale importanza per Ford, che adesso, nel suo settimo abito, diventa ancora più ricercata, spaziosa e tecnologica. Qualità che vanno ad aggiungersi al piacere di guida. Merce rara tra le auto di segmento B, ma da varie decadi punto di forza della Fiesta, con ulteriori progressi in quest'ultima versione, dove lo sterzo diventa ancora più preciso, immediato e coinvolgente per un telaio tarato al millimetro su guidabilità e dinamismo. Il tutto senza che l'assetto comprometta il comfort quotidiano o risulti eccessivamente rigido su buche e sconnessioni. Dunque un netto passo in avanti rispetto alla generazione precedente, costruita sulla medesima piattaforma.
In altre parole, con la nuova Fiesta ci si diverte quando arrivano le curve e si viaggia bene sia in città che in autostrada. Perché maneggevolezza ed equilibrio sono complementati da interni spaziosi, una posizione di guida ottimale e finiture molto più curate che in passato. Altra importante novità, oltre ai 7 cm in più di lunghezza e di 4 di passo a beneficio dello spazio a bordo, sono i sistemi di sicurezza attiva con 2 telecamere, 3 radar e 12 sensori a ultrasuoni come hardware di supporto alle numerose assistenze al conducente. Gli update tecnologici includono anche compatibilità smartphone integrata nel sistema SYNC attraverso il nuovo schermo capacitivo da 8 pollici, mentre tra gli aggiornamenti estetici spiccano i nuovi gruppi ottici posteriori. Restano invece migliorabili sia la capacità di carico, appena inferiore alla media, che la visibilità in immissione e manovra. Passando alla scelta motori, le opzioni sono il 1500 turbo diesel da 120-85 cavalli, come quello utilizzato per questa prova, oppure il 1000 3 cilindri EcoBoost declinato in 3 livelli di potenza, tra cui il 100 cavalli, che può essere abbinato anche al cambio automatico. Ma su auto come la Fiesta, il consiglio è di optare per il manuale a 6 marce. Abbiamo concluso anche oggi, grazie per averci seguito e come sempre noi vi aspettiamo domenica prossima alle 13:30, sempre dopo il TG2. Arrivederci.